buongiorno a tutti. Allora, oggi i numeri purtroppo non sono molto belli. Il numero dei contagiati è aumentato un po' troppo rispetto alla linea dei giorni scorsi. Noi speravamo che non si dovesse verificare nessun tipo di aumento di questo genere. Dovremo adesso valutare e capire se si è trattato di un fatto eccezionale determinato da qualche episodio particolare o se invece il trend dell'aumento ricomincia, nel qual caso sarebbe abbastanza imbarazzante. Volevo poi fare un discorso che, al di là delle polemiche che non mi interessano, deve cercare di rassicurare i cittadini, perché qualcuno sta sollevando una serie di polemiche assolutamente infondate. Finché le polemiche hanno una valenza di carattere politico, mi andrebbe bene. Se quindi qualcuno dice cose per cercare di screditarmi, per cercare di farmi perdere credibilità, mi andrebbe bene. Il problema è che queste polemiche contribuiscano ad alimentare insicurezza, preoccupazione, angoscia nei cittadini, e questo non mi va invece bene, perché questo non è assolutamente accettabile, perché se no i nostri cittadini, che già sono preoccupati, che già hanno tante limitazioni nella loro vita, che già hanno preoccupazioni anche per il futuro economico, devono vivere quest'ulteriore situazione di angoscia. Sono comportamenti che io ritengo inaccettabili, ma che devono essere messi in fila, proprio per la serenità e la tranquillità dei nostri cittadini. Allora, intendo fare riferimento ancora una volta alla questione dei cosiddetti tamponi, sui quali si stanno facendo delle speculazioni, ripeto, vergognose, non per me, ma per i nostri cittadini. La Regione Lombardia, e oggi il Ministro Speranza in una dichiarazione l'ha ribadito, ha rigorosamente seguito i protocolli che sono stati dettati dall'Istituto Superiore della Sanità e dall'organismo scientifico che collabora con il Ministero. Noi abbiamo mandato, anzi loro hanno mandato in data 27 febbraio, una indicazione di come ci si doveva comportare. E questa indicazione, che è contenuta in questo atto che ho a mia disposizione, dice che conclude: in assenza di sintomi, pertanto, il test non appare al momento sostenuto da un razionale scientifico, in quanto non fornisce un'informazione indicativa ai fini clinici e potrebbe essere addirittura fuorviante. Data la rapida evoluzione delle conoscenze, qualora dovessero emergere nuovi dati, si procederà a una revisione del documento elaborato. Quindi questo ha un significato assolutamente univoco. La disposizione è che i tamponi devono essere riservati ai sintomatici. Tutti gli altri tamponi sono ritenuti addirittura fuorvianti. Quindi, se la Regione Lombardia, che apre e chiudo una parentesi, in questa polemica è stata coinvolta, ma anche rispetto ad altre regioni, noi siamo quella che ha fatto in assoluto maggior numero di tamponi in tutto il nostro paese. Questo andate a controllarlo, ma questo c'entra poco. Diciamo che invece c'entra il fatto che noi abbiamo rispettato rigorosamente quello che ci è stato dettato dai massimi istituti di sanità del nostro paese. Quindi questo per tranquillizzare i cittadini. Ma andiamo oltre. Noi lunedì, proprio perché queste polemiche iniziavano a nascere e proprio perché temevamo o volevamo sapere se nel frattempo quelle conoscenze cui si fa qui riferimento fossero per caso mandate, abbiamo inviato nuovamente al Comitato Tecnico Scientifico una richiesta nella quale si chiede se
le linee guida che ci sono state mandate a suo tempo debbano ritenersi confermate, o se invece in qualche modo debbano ritenere superate. Questo è stato mandato lunedì. Ad oggi noi non abbiamo avuto alcun tipo di risposta, quindi in assenza di risposta dobbiamo ritenere che le misure siano le stesse. Se ci arriveranno nuove indicazioni o nuove istruzioni, noi ne prenderemo atto e, come sempre, ci adegueremo. Oggi ci sono state due dichiarazioni, una del ministro Speranza, al quale ribadisce che la tamponatura è decisa dagli organi scientifici e che le regioni devono rispettare come rispettano tali indicazioni. E poi c'è una dichiarazione dell'ex direttore, aspetti, chi è che l'è che scrive, non lo dice. Sì, dottor Guerra, che credo sia stato direttore dell'OMS o è membro dell'OMS, il quale fa una dichiarazione che da un lato ribadisce quello che vi ho detto. Quindi si dice estendere a tutta la popolazione i tamponi è inappropriato e non è funzionale. Dall'altro lato apre una nuova indicazione. Sembrerebbe di capire da questa dichiarazione che i tamponi vanno effettuati in certi casi anche su situazioni asintomatiche. Allora, è chiaro che se questo è un parere suo è un conto, se è un parere dell'OMS dovrà esserci comunicato. Noi chiederemo ancora, ribadiremo ancora all'organismo tecnico e all'Istituto Superiore che ci dicano quali sono le indicazioni che dovevano essere seguite e che noi fino ad oggi abbiamo rigorosamente seguito. Punto. Credo che, e mi auguro che su questo argomento non ci siano ulteriori fraintendimenti, perché rischiano di essere estremamente fuorvianti per i nostri cittadini. Parli solo l'Organismo Superiore della Sanità, parli solo l'Istituto Superiore di Sanità, parli solo l'Organismo Tecnico del Ministero e dica che cosa si deve fare e che cosa non si deve fare. Non sono scelte che competono a me, non sono scelte che competono ai sindaci, non sono scelte che competono ai sottosegretari di turno che amano fare polemica. Grazie a tutti. Presidente, mi scusi, solo una domanda. Questi dati che oggi purtroppo non sono buoni, ci può dare l'ordine di grandezza degli aumenti? Purtroppo siamo sui 2005. E quindi questo cosa vi fa pensare? Che c'è qualcosa che vi è sfuggito a tamponatura, nel senso all'elaborazione nei giorni scorsi, oppure che forse c'è un picco? Io non sono in grado di dare questa valutazione, credo che queste sono valutazioni che dovranno essere anche in questo caso date dai tecnici. Io personalmente sono preoccupato, oltre non posso andare. Un'ultima cosa, queste polemiche di cui lei parla sono state sollevate anche da molti sindaci della città metropolitana e stamattina credo che se ne sia parlato anche in seno all'ANCI. Voi sareste pronti a cambiare strategia qualora vi arrivasse un'indicazione dall'Istituto Superiore di Sanità? E certo, noi ci siamo sempre adeguati alle istruzioni che arrivano dall'Istituto, anche se devo farle presente, a parte il fatto che anche questo rappresentante dell'OMS dice che come la definisce, inappropriata, uno screening di massa. Anche se io sono assolutamente pronto a fare quello che mi dice l'Istituto Superiore della Sanità a due condizioni. Prima condizione è che mi dia tutto quanto necessario per svolgere queste tamponature, ma secondariamente tenendo conto che gli istituti della Regione Lombardia i laboratori della Regione Lombardia che lavorano a tempo pieno riescono a processare come massimo, con grandissima fatica, 5.000 tamponi al giorno. Quindi, tenendo conto che noi siamo un pochettino di più di 5.000, mi deve mettere nelle condizioni perché si aumentino in maniera considerevole il numero dei tamponi, perché 5.000 al giorno, 10 milioni, sono, lo fa lei i conti, sono quasi 3 anni di tempo. Almeno
sanitari si possono fare? I sanitari anche loro lo chiedono. Ma i sanitari abbiamo già iniziato con il provvedimento di lunedì ad aumentare il numero dei tamponi, il numero degli esami da fare. Adesso leggiamo quelle che sono, se ci saranno. Noi, ripeto, lunedì abbiamo mandato all'organismo tecnico una indicazione, proprio perché teoricamente noi non dovevamo fare niente e rispettare quelle che sono le indicazioni che ci hanno dato. Dato che c'è questo movimento tellurico in Lombardia, abbiamo detto: guarda, la situazione è questa, dici se per caso dobbiamo cambiare le regole. Se ci diranno che dobbiamo cambiare le regole, se ci diranno che dovremo fare anche agli asintomatici, nei limiti e nel rispetto di quelle condizioni che l'ha detto, noi lo faremo, ribadendo che noi siamo la regione che ha fatto il maggior numero di tamponi in tutta Italia. Presidente, mi perdoni, ho capito bene, più 2.500 persone contagiate oggi, secondo i rilevamenti, c'è una zona particolarmente colpita? Guardi, non sono, in questo momento ho estrapolato, stanno elaborando i dati, io ho voluto estrapolare il dato finale per darvene notizia, però non è concluso il lavoro di analisi, quindi non si può ancora sapere in questo momento. Quindi quando ci sarà se... la conferenza stampa, l'assessore vi darà i dettagli. La sensazione su Milano comunque è quella di questi giorni, di... non può dirci niente di più. No, perché io l'unico dato, venendo qui, sono passato, ho detto com'è la situazione, ho detto purtroppo oggi sono un po' aumentati, ve l'ho detto, però non hanno ancora fatto un'analisi. Grazie. Grazie.